Ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video di collaborazione con l'azienda Puro Bio che ringrazio. Parlo di altri due prodotti che mi furono inviati tempo fa. Allora, parlo oggi della matita numero 20 con occhi e labbra, la numero 20, eccola qui. Molti di voi si sono già resi conto che è identica al matitone labbra numero 21. Vi lascio tutto oggi in info box. Ho girato il video sia della matita labbra, matitone ombretto, quello verde acqua marina, come anche il link del video al correttore numero 18, numero 19 e con i relativi post sul blog, qualora vogliate approfondire. Questa è il Glorious Mascara, eccolo qui, l'Ultra Black. Packaging davvero bellissimo, impugnatura davvero comoda, molto eleganti, sono molto eleganti questi prodotti. Eccola qui, mi swatcho, l'avevo già swatchata, ve la riswatcho un'altra volta sulle mani, così potete vedere bene il colore, che è un po' falsato sempre tramite video, però voglio darvi diciamo, il colore più fedele possibile, cercare di darvi il colore più fedele possibile. È identica, ragazza, alla matita, matitone 21, quello per le labbra, il matitone appunto rossetto, il matitone rossetto. È un'ottima matita, l'ho anche applicata a mo' di cagià nell'occhio, davvero stupenda. Rende l'occhio appunto più vivace, più simpatico. L'ho applicata da sola, sia come contorno in abbinamento alla matita con la 21, come contorno labbra, sia come rossetto vero e proprio. Texture scorrevole, morbida, non secca. L'ho applicata anche senza burro cacao, senza balsamo labbra, ragazze, non si sposta. Naturalmente se mangiamo e beviamo, abbiamo magari le labbra appunto bagnate, di conseguenza si abbassa la durata, ma restano le labbra colorate. In abbinamento con un trucco delicato, molto sobrio, fa la sua figura. Davvero morbida la texture, ripeto, un'applicazione confortevole e veramente comoda da portare in borsetta per un piccolo ritocco. È davvero il top. Poi ho provato il mascara, sto provando il mascara anche Glorious Volumizer Ultra Black, questo è quello nero. Queste matite, sia la matita che il mascara, come tutti i prodotti Puro Bio, non contengono niti dannosi, sono certificati, non contengono paraffina, siliconi, parabeni, quindi tutti i conservanti, non contengono queste schifezze. Lo scovolino di questo mascara me lo aspettavo più cicciotto, dico la verità. Invece è uno scovolino classico, ragazze, normale, eccolo qui. Devo dire la verità, si applica tranquillamente, pettina bene le ciglia, le separa, ma non le separa ma a mo' di effetto trama, che a me non piace, ma le pettina in modo naturale, le infoltisce. E ovviamente, ragazze, sto facendo anche io una cura con l'olio di ricino, dico la verità, si vede la differenza. Applicato poi questo, le ciglia sono davvero a ventaglio, ce l'ho anche addosso oggi. Davvero un effetto naturalissimo, poi dura, non fa grumi. Davvero un ottimo mascara. Vorrò anche provare quello, conto anche a Natale, di farmi qualche regalino per il compleanno che è imminente. Qualche regalino Puro Bio, appunto, mi comprerò penso il mascara Impeccable, anche il primer viso, quello ombretto, quello viso, anche quello occhi, scusate. Questo è un ottimo mascara, è importantissimo, ragazzi, che proteggiamo appunto le ciglia dai grandi dannosi, soprattutto se poi il mascara, io lo applico questo ogni giorno, quindi non deve creare, soprattutto quello utilizzato ogni giorno, ovviamente non deve creare problemi di lacrimazione, allergie e via discorrendo. Sono prodotti ottimi e non vedo l'ora poi di provare anche la matita, un altro matitone ombretto che sto testando, un bellissimo rosa antico, e anche la cipria indissolubile. Questo è un ottimo mascara che sicuramente ricomprerò, insieme ovviamente a quello Impeccable. Naturalmente, ragazzi, una cosa che forse mi ha un po' stranito è il fatto che esca troppo prodotto nel momento in cui vado a prelevare, appunto lo vado a prelevare, però, ragazze, è rimediabile pulendo un po' appunto lo scovolino sul bordo e poi si applica tranquillamente senza alcun problema. Naturalmente, ragazze, si tratta di prodotti, come ho detto prima, che non contengono ingredienti dannosi, è importantissimo anche per le labbra non avere poi l'effetto di pellicine,
anche quei puntini bianchi che sono ovviamente sia antiestetici ma poi difficilissimi poi da rimuovere. E niente, vi lascio tutto giù nell'info box, vi rimando, come ho detto prima, ai video vecchi che ho girato, come anche ovviamente poi domani seguirà il post approfondito dove vi dirò il prezzo, dove poterli reperire, impressioni, swatch un po' più da vicino. E poi ovviamente anche magari l'occhio truccato, cioè l'occhio col mascara, magari farò questa foto, l'occhio senza mascara e l'occhio col mascara. Si nota una differenza importante, ripeto, un effetto, dona alle ciglia un effetto naturalissimo e molto leggero. Ho provato anche mascara in passato che appesantivano tanto. E poi separavano troppo in modo artefatto le ciglia, mentre vengono separate, vengono pettinate, infoltite e in modo, ripeto, naturalissimo. Ed è quello poi che mi aspetto dal mascara in curva, non tantissimo perché nasce come appunto mascara volumizzante, ma lavorato sulle ciglia può creare anche un effetto incurvante. A me piace magari che si incurva qui. Verso la fine riesco a lavorarlo e creare un po' quell'incurvatura desiderata. Fatemi sapere voi nei commenti, sono curiosissima di capire un po' le vostre esperienze e anche di conoscere la vostra opinione se l'avete provata di questa matita, questa Occhilabra. Sono curiosissima. Ovviamente, ragazzi, vi ringrazio sempre per i commenti, per l'affetto, per le iscrizioni su Instagram, canale e blog. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Ringrazio ancora l'azienda Puro Bio. E ci vediamo presto. Ciao ragazze!